Davide Giacalone, buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati, buon 25 aprile, buona liberazione. Anche a te. E partiamo dal Sole 24 Ore, che apre con un'intervista al DD Intesa Carlo Messina, 5 mosse per tagliare il debito, ma io mi concentrerei su un riquadrino in prima pagina del Sole, dove c'è, come dire, praticamente un vaticinio su quello che può essere il nostro futuro immediato, perché si parla sì di allarme debito, ma da Standard & Poor's c'è la conferma per il rating e l'outlook dell'Italia. Al di là dei tecnicismi, Davide, questa potrebbe essere una mezza buona notizia, perché in realtà si parla della conferma di un voto che non è lusinghierissimo per la nostra tenuta economica, ma non è peggiorato, giusto? Esatto, e, diciamo, hai già svolto l'analisi che serve, cioè ieri c'era da giorni, per la verità, coltivato questo timore sul giudizio che sarebbe arrivato ed è arrivato ieri sera di una delle agenzie di rating, Standard & Poor's, nel caso in cui avesse dato un downgrading, cioè avesse declassato il debito italiano. Secondo Standard & Poor's era e rimane a BBB, cioè a due passi, nel senso letterale del termine, cioè due gradini dalla spazzatura, cioè non vale più niente, che sarebbe una tragedia inenarrabile, e con una previsione negativa. Ieri pomeriggio, perché anche queste cose delle agenzie di rating hanno una loro diplomazia e una loro... Ieri pomeriggio un'altra compagnia, un'altra società di rating, Moody's, aveva detto: sì, certo, il debito italiano è messo molto male, però quello che è successo con l'emergenza dei contagi non c'entra niente, e quindi quei numeri non possono essere messi nella valutazione del rating. Come dire, guardate che colleghi di Standard & Poor's, fate un po' quello che vi pare, ma tanto noi non ci allineeremmo a un declassamento. E ieri sera infatti è arrivata la conferma. Sospiro di sollievo. Sospiro di sollievo fino a un certo... Cioè, sì, c'è sempre meglio che andare a un passo dalla spazzatura. Ma sei a due passi dalla spazzatura e cioè la previsione è negativa. Questo è il punto. Noi con quella roba ci siamo arrivati a gennaio. Meglio non dimenticarselo mai. Noi da quel punto dobbiamo necessariamente migliorare, perché non si può vivere in quel modo. Il Sole 24 Ore, nella pagina interna, mette anche nel titolo questo concetto: lo spread scende grazie alla BCE. Qui bisogna stare attenti a un equivoco profondo. La Banca Centrale Europea non ha poteri sugli spread, non ha poteri sulla diminuzione, perché a quanto ti presto i soldi comunque lo stabilisce il mercato. La Banca Centrale Europea stabilisce quel che pratica di tasso di interesse la banca, ma non quello che pratica il tasso di interesse il mercato. Quello non è nei suoi poteri. Però è vero al tempo stesso che gli spread sono molto scesi grazie a che cosa? All'azione della Banca Centrale Europea, che ha calmierato il mercato, che ha sanificato le infezioni, che ha scoraggiato e molto spesso impedito le speculazioni, ma non le ha cancellate. Attenzione, cioè lo spread non è a 400, non è a 500, ma c'è, è al doppio della Spagna-Portogallo. Quello è il segno della nostra debolezza, quello è il segno del nostro problema. Non puoi mai supporre che siano altri a rimediare ai tuoi problemi e alle tue deficienze. È un problema che non ha nulla a che vedere con il virus, c'aveva ragione Moody's ieri, ma che è un problema che avevamo prima e che dobbiamo curare. Virus, cadono i primi divieti, il governo approva il DEF, in arrivo una maxi manovra da 150 miliardi per ripartire, sarà possibile muoversi nelle regioni e c'è l'ipotesi di eliminare le autocertificazioni. Dalle pagine interne c'è un'intervista a Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, ora reddito di emergenza, dice, per un milione di famiglie in difficoltà. Davide. I miliardi non si contano, ormai si contano a migliaia, cioè quelli che hanno un atteggiamento risparmioso parlano solamente di centinaia. E vabbè, ci sta, nel senso che posto quello che abbiamo appena finito di dire a proposito del debito italiano, questa è la stagione in cui il debito cresce, su questo non c'è alcun dubbio, perché le spese vanno fatte. Sapete cos'è che mi fa terrore? Mi fa terrore l'idea che ci si stia adagiando all'umore per cui questa non è una pessima parentesi, questo non è un pessimo momento nel quale ci si è costretti
a fare questo genere di spese. No, ma cioè, questo è un programma per il futuro. Abbiamo dato il reddito di cittadinanza a chi non lavorava, ma che per tre volte può rifiutare il lavoro che gli viene offerto, che deve essere comunque un lavoro confacente sia alle sue aspirazioni e vicino casa. Se volete gli mandiamo pure un maggiordomo con il vassoio per il lavoro. E dice, adesso diamo anche il reddito di emergenza, perché cioè, quello di cittadinanza non basta, quello di emergenza a quelli che hanno anche redditi più alti. Allora, l'emergenza si fronteggia, ma non c'è alcun dubbio, e si fa spesa pubblica per fronteggiarla. Ma io penso che in Italia più che l'INPS e più che la distribuzione di quattrini alle persone abbiano funzionato i gruppi di volontariato e quelli che sono andati a portare da mangiare a chi ci aveva bisogno. E che se fosse per me i soldi li sposterei da quella parte, se parliamo di emergenza. Ma meglio ancora che i soldi si spostino dove servono e serviranno a creare ricchezza, perché tanto non si campa di redditi di cittadinanza e di redditi d'emergenza e domani di reddito di sussistenza, di reddito d'eternità. Non si campa così, è un falso, è un'illusione, una presa in giro dei cittadini. La ricchezza va prodotta, le zucchine devi produrre, devi raccogliere prima di mangiarle, prima di raccogliere devi averle seminate, se no le zucchine non ci sono, non c'è la zucchina d'emergenza, la zucchina di cittadinanza. Questo lavoro va fatto. Allora metti i soldi dove servono. E se ancora ascoltando il giornale orario che è nostro di poco fa, sapete, c'è una cosa che fa impressione quando uno dice, sente dire correttamente, il servizio è corretto quello che è stato fatto da RTL, dai giornalisti, dai colleghi di RTL, aprirebbero dei soggetti il 27, sembrerebbe che, ho capito, ne abbiamo 25, domani è domenica, fa 26, 27 sarebbe lunedì, ma tu quando, come devo riaprire, quando me lo dici? 28. Perché io capisco tutto, c'è l'emergenza, ci sono stati problemi grossi, non si possono imputare gli errori, ma come si riapre me lo dici adesso? Ma me lo dici la settimana scorsa? Ma non è possibile che non ci sia niente di questo. E come si fa a continuare a dire i ristoranti saranno gli ultimi ad aprire? Eh sì, e i ristoranti saranno gli ultimi ad aprire. Il settore del turismo, che fa il 5% del prodotto interno lordo, è quello che sicuramente ne soffre di più. Ma oltre a dirmi che gli ristoranti saranno gli ultimi ad aprire, che quello ci arriva chiunque, soprattutto ci arriva il ristoratore, mi vuoi dire come fanno a riaprire? Ti è venuta un'idea? Perché se mi dici che in ogni ristorante ci deve andare un quarto delle persone che ci stavano prima, mi stai dicendo che o il conto aumenta di 4 volte, cioè quadruplica, oppure i ristoranti falliscono tutti, non riaprono più, chiudono per sempre in Italia. Allora, andiamo incontro alla stagione estiva, farà caldo. L'Italia, grazie al cielo, è un posto dove c'è un buon clima. Ti lo vuoi fare venire in mente che fra una settimana i vigili urbani, anziché andare a dire ai ristoranti togliete il tavolino dal marciapiede, che devo dire mettetelo dentro tutta la piazza, occupate tutte le piazze, mettete i tavolini, togliamo i parcheggi, metteteci i tavolini. Ti vuoi fare venire in mente che devi aumentare gli spazi per questo genere di commercio e di attività? Oppure dici, sarete gli ultimi ad aprire, se riuscirete ad aprire, vi mandiamo il reddito di emergenza. Questo è un modo per chiudere, per rovinarla l'Italia. La Repubblica, la rivoluzione dei trasporti, viaggi a numero chiuso, virus, le regole per ripartire, mascherine obbligatorie, limiti alle messe, Gualtieri dice 155 miliardi per le imprese, poi una foto che spiega un po' come dovremo andare in spiaggia eventualmente quest'estate, in Toscana si misurano le distanze tra gli ombrelloni, il giornale si riapre così, lunedì si parte, passeggiate libere, regole in azienda, visite ai parenti, ecco il piano, Mazzaia corre in Veneto, siamo già alla fase 3. Dicevamo, la Stampa, Di Maio apre, 2 punti sul MES si può trattare, intervista al ministro degli esteri, la battaglia in Europa è appena iniziata, Colao Premier non esiste. Ci concentriamo però di spalla un'intervista a Landini, ma ora la prossima sfida è riaprire le scuole. Questo è l'articolo a pagina 7, la sicurezza sul lavoro ci salverà, dice il segretario generale della CGIL, ma ora è urgente riaprire le scuole. Davide. Ha perfettamente ragione, assolutamente ragione. Landini c'entra il punto, spesso la penso in modo diverso da Landini, ma questo è normalissimo, diciamo, fa parte della libertà e della differenza di opinioni. Ma su questo ha totalmente l'idea che ci si sia rassegnati al fatto che la scuola non riapre e ci rivediamo a settembre,
gli dà un fastidio epidermico. In Francia riaprono, in Germania riaprono, in Francia riaprono. Sì, naturalmente non si può ripartire come se niente fosse, non c'è dubbio. Si può, per esempio, dire come faranno in Francia ai genitori: se volete portarli bene, se non volete portarli, non c'è la questione delle assenze, quello che si crede. Ma la scuola non è solamente il deposito bambini. Per cui, tra l'altro, vorrei capire come fa a ripartire in pieno il sistema produttivo senza far ripartire la scuola, perché c'è anche un problema logistico delle famiglie. Ma non è solamente questo, la scuola è, oltre a essere il deposito bambini, è un posto dove, ragazzi, è un posto dove si crea e si diffonde cultura, ed è, dovrebbe, è meglio funziona, meglio è per i più svantaggiati. Quindi, diciamo, rassegnarsi a questo, bisogna tornare a scuola. Bisogna tornarci sia pure per salutarsi, diciamo, e per coordinare il lavoro estivo. Questa estate sarà diversa, e rassegnarsi all'idea che sia un'estate senza scuola, senza una scuola diversa, senza una scuola a casa o sotto l'ombrellone distanziato, quello che vi pare a voi, ma è una rassegnazione, segno più di un coma culturale, di una svogliatezza, che non di una decisione, perché nessuno può freddamente prendere una decisione così sciocca. Davide, oggi è il 25 aprile, non possiamo non fare una riflessione in questa tua rassegna stampa su questa data che, lo ricordiamo, peraltro nel 1945 segnò la decisione del Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia di promulgare l'insurrezione, di dichiarare l'insurrezione in tutte quelle zone che fossero occupate in quel momento dai nazifascisti. Poi giorni dopo ci fu l'esecuzione di Mussolini e infine la liberazione del paese. Oggi c'è su tutti i giornali il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice: l'Italia saprà ricominciare, ma dobbiamo essere uniti, come allora il paese si rialzerà. Ancora un appello all'unità. Possibile che questa data sia divida e inneschi odio e rancore, Davide? È possibile, talmente possibile che succede ogni anno, e succede ogni anno perché un'abitudine purtroppo consolidata in Italia è quella di cercare di non farsi il fegato amarcio affrontando i propri errori e i problemi della storia, ma superandoli. Dice: va bene, ne parliamo un'altra volta, stiamo ancora a pensarci. Napoli milionari, è presente Edoardo De Filippo. Dice: vabbè, basta sempre a parlare di queste cose da passare nuttata. E invece bisogna affrontarle queste cose, perché l'Italia il 25 aprile del 1945 non era mica unita, era in guerra civile. Quando, tu hai ricordato giustamente, quella è la decisione del Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia di proclamare l'insurrezione nazionale. Contro chi? È contro un pezzo di italiani, quelli della Repubblica Sociale Italiana, che avevano governato l'Italia tutta intera fino a poco tempo prima, perché l'Italia era stata fascista dalla parte sbagliata della storia, la Seconda Guerra Mondiale. Queste cose non è che possiamo far finta, l'unità la costruisci se affronti questo problema, altrimenti caschi vittima ogni anno, sempre la stessa cosa. È il 25 aprile, le sfilate, questa è roba comunisti. Ma comunisti di chi? Ignoranti con tre narici. Il movimento partigiano era fatto, certo, dalle componenti comuniste, che furono componenti importanti della guerra di liberazione, ma c'erano i laici e i liberaldemocratici di Giustizia e Libertà, c'erano i badogliani, c'erano i cattolici, c'erano le brigate franchi di Edgardo Sogno, liberale e monarchico. C'è un bel libro che è uscito in questi giorni, edito da Rubettino, scritto da Rossella Pace, Partigiane liberali, Rossella Pace, Partigiane liberali, edito da Rubettino, a ricordare due cose: le donne e al tempo stesso, diciamo così, le componenti della resistenza, tutte messe assieme queste componenti. Non è che non facevano la maggioranza del popolo italiano, facevano un'estrema minoranza del popolo italiano, tutte messe assieme, perché l'Italia era stata fascista con grande entusiasmo. Evviva l'Italia, la grande proletaria, la nazione, il tricolore, dovremo dominare il mondo perché finalmente noi contiamo. Vi ricorda qualche cosa? Esatto, bravi, esattamente quello che ricorda. Ed è finita come è finita, e poi c'è stata la nuova stagione. Ci sono due libri che secondo me dovrebbero essere letti da tutti ripetutamente, specie quando si avvicina il 25 aprile. Sono due libri che si riferiscono alla stessa città, ma prima del 25 aprile. Uno è un libro di Curzio Malaparte, La pelle, che descrive Napoli
durante l'occupazione, non nazifascista, alleata, cioè quando arrivarono gli americani. E la situazione che descrive è di una tale corruzione, di corrompimento dei costumi, di disfaldamento, di sfilacciamento della società, della socialità, che i giovanotti americani arrivati alti, più paffuti, sembravano essere, diciamo così, in qualche modo l'incarnazione della moralità rispetto a quello che circolava. Ma non è che i napoletani si fossero corrotti o fossero finiti. Era stata la selvaggia stagione del nazionalismo cieco, straccione, che aveva poi ridotto l'Italia in questo modo. Il secondo libro si intitola significativamente Napoli 44, scritto da un inglese, da Norman Lewis, che fu tra quelli che arrivarono con le truppe alleate, quindi in quel caso inglesi, e arrivarono a Napoli e cominciò a girare per gli archivi, a guardare le cose, perché poi in fondo questa era la sua vocazione di ricercatore, di studioso, in parte di storico, e descrive una Napoli, anche lui, diciamo, dall'altro punto di vista, di cui per esempio ci sono delle pagine in cui racconta il ruolo della Camorra nella Napoli occupata, cioè che era stata liberata dai nazifascisti, ma occupata dalle truppe alleate. Questa era l'Italia nel 1943-1944. La liberazione è stato un momento in cui si è ricominciato a costruire, purtroppo cercando di nascondere questo passato. Quando leggi i giornali di oggi e trovi 200.000 conformistici riferimenti a ripartiremo oggi come siamo ripartiti allora, ma state scherzando? Ma quella era un'Italia moralmente e fisicamente distrutta, in preda ancora a una guerra civile. Non potete paragonarla all'Italia di oggi. L'Italia di oggi, sì, si tappa gli occhi, non vuole sentirsi dire che i problemi non sono in Europa, non sono nella globalizzazione, sono in Italia. Che un ristorante non apre perché c'è un problema di burocrazia italiana a sapere come cavolo si fa a riaprire. Ma non è mica la guerra civile, non abbiamo mica ammazzato nessuno. E ci siamo anche dimenticati che quella 43-44, come del resto negli anni precedenti, era il segno di un'Europa dove ci si scannava, ci si ammazzava. Ma volete fare a paragone con l'Europa nella quale viviamo oggi? Che il paradiso terrestre funziona che è una bellezza rispetto a quello che era allora. Purtroppo la memoria si perde, vi ho i suggerimenti, spero che li accogliate, perché fra l'altro sono dei bellissimi libri. Abbiamo tanto tempo ancora da trascorrere in casa, quindi insomma possiamo dedicarci a queste letture. Ancora buona festa del 25 aprile, buona liberazione, grazie a Davide Giacalone, ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7:10 in Rassegna Stampa. Grazie, buona liberazione e buona radio a tutti.